Eccoci qua, buon pomeriggio amici, cari amici. Dov'è Sofia? Io ti sto aspettando, Eccola qua. Saluta i nostri amici, Buon pomeriggio! oh. Allora, Sofia, io oggi avevo voglia, anzi, ho voglia di una torta di mele. Però una torta di mele che sia leggera, senza grassi, senza uova, senza latte. La facciamo? Ci proviamo perlomeno? Così accontentiamo anche i nostri amici veg. Utilizzeremo il latte di soia, ma se voi preferite potete utilizzare anche il latte vaccino, non fa niente, quello che più vi piace. Però io mi volevo superare, volevo trasformare una torta di mele, che è una torta della tradizione, senza uova. Quindi io partirei subito. E lo sai cosa ho fatto questa volta? Ho anche acceso il forno! Quindi ho Finalmente. messo a scaldare il forno perché questa torta dovrà essere inserita nel forno già caldo e cuocerà per circa 50-60 minuti, per Da cosa un'oretta, a iniziamo? 180 gradi. Allora, io dico gli ingredienti. Dovremo mischiare gli ingredienti secchi da una parte e gli ingredienti liquidi dall'altra. Iniziamo con mescolare. Allora, aspetta che mi sono scritto, perché... Allora, mescoliamo 240... No, qua dentro, 240 ml di latte di soia, ma va bene anche il latte di riso, il latte di mandorla, con 60 ml di olio di semi. In questo caso io ho Se la l'olio. fisica non mi inganna, non ci entra. Non ti preoccupare, aspetta, perché tanto poi lo dovremo mettere. Intanto un po' lo misceliamo nell'olio. Allora, ripetiamo, sono 240 ml di latte di soia con 60 ml di olio. Gira, gira, gira. Poi quest'altro lo aggiungiamo dopo. Amalgama. E lo teniamo da Aspetta. parte. Teniamolo da parte. Non me lo buttare tutto sul tavolo. Allora. C'è Ah, andato, vedi? c'è Però non andato! farlo cadere. Lo abbiamo. Ora. Di qua invece mescoliamo. Sono 240 grammi di farina. Io utilizzo la farina 1. Però voi potete utilizzare la farina 0. 00 con Sofia 150 grammi di zucchero. Inizia a mescolare. Poi io metto un pizzichino di sale, perché nei dolci fa bene e fa esaltare un po' il dolce da quella nota, no? Sì, Salata, ma giusto un pizzichino. giusto un Ma pizzico. sì. Poi mettiamo il lievito, mi raccomando, il lievito. Setacciamolo sempre. Io utilizzo una bustina intera, amici. Aspetta, 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 vado, eh sì, io poi appena arriva l'autunno, che è la mia stagione preferita, piano, cosa faccio? E mi viene voglia di torta di miele. Così, proprio il campanello. Che devo fare? Ah, poi qui ho della Scusa, cannella, no, ti ho tranquilla, fatto male. della cannella che abbiamo quasi finito, quindi direi di andarla anche ad acquistare, perché generosa, perché io adoro la cannella. Bene. Basta, boh, la finisce tutta. Vieni più qua. Che profumo, ragazzi! Ciao amici! Allora, stiamo facendo una torta di mele dei senza, ossia senza uova, senza latte vaccino e senza burro. Ripeto gli ingredienti, Io cosa abbiamo tecnologia fatto? sto facendo la produzione del Ah, latte. vedi? Bravissima Sofia. Allora, abbiamo messo gli ingredienti secchi che sono 240 grammi di farina, io utilizzo la 1, 150 grammi di zucchero, una bustina di lievito per dolci, cannella, un pizzico di sale e da quest'altra parte, aiuto adesso, abbiamo messo 240 ml di latte di soia e 60 ml di olio di semi. Io Cosa fate di buono? intanto... Un dolce di mele, ma poi c'ho un trucchetto che Ah. volevo insomma condividere con voi, perché voi mi dite: ma è una semplice torta di mele, va bene, ci sta. Però io questa volta e c'ho la sorpresa nella torta di mele, poi vedrete, poi vedrete. Lo sveliamo adesso o poi dopo? Dopo, lo sveliamo dopo, sì. Intanto Cosa mi dite, togliamo amici? Tutto bene? il nulla. Noi stiamo bene. Noi stiamo bene, grazie a Dio. E niente. Qui si lavora a maglia, si lavora all'uncinetto, noi ci diamo sempre da fare. Sì, non ci annoiamo, quello sicuro. Cuciniamo, mangiamo pure, ai ai ai, quello è il problema. Mangiamo pure.
capito? Però va bene. Poi andiamo a fare, come si dice, attività fisica e bruciamo le calorie. Allora, stavo dicendo, questa torta è senza latte vaccino. Quindi io ho messo, noi con Sofia abbiamo messo il latte di soia, ma va bene il latte di riso, il latte di mandorla. Stavi cadendo, amore, piano. Oppure, il ciuffetto. Oppure possiamo utilizzare il latte normale, tranquilli, non è che... Attenzione, amore, stiamo cucinando. Lascia stare, lascia stare, che... Devi mangiare fatto... l'acconciatura col ciuffo oggi. Col ciuffo decadè. Allora. Almeno mangiare il ciuffo. Poi, qui vanno 4 mele. Però, vi devo dire la verità. Io ce ne avevo due un po' che stavano, no? Andando nell'aldilà, diciamo. Allora, cosa ho fatto? Ne metterò solo due, ma voi mettetene 4 di mele. Due nell'impasto a cubetti. Infatti, vedete, adesso le vado a tagliare a cubetti. E altre due ci serviranno per la decorazione sopra, a raggiera. Poi vi faccio vedere con Sofia. Facciamo il dolce in diretta. E niente, Sofia che cosa ha fatto? Ripetiamo un po'. Ha miscelato gli ingredienti secchi. Farina, zucchero. Facci vuole un po' per tagliare la mela. Lievito. Lievito setacciato, mi raccomando. Ma i nostri amici sono bravi. Chi ci segue è bravo. È brava. Ora cosa andiamo a mettere? Allora... Ora dobbiamo unire, Sofia, il latte di soia e l'olio negli ingredienti secchi. Non è successo nulla. Ho tolto solo... è a mano. Adagio, adagio, metti qua. Metti qua. Brava, Sofia. Ok. Poi, una mela... Intanto giriamo, sì, poi mettiamo la mela a cubetti dentro, così si amalgama tutto. Abbiamo messo anche la cannella, amici, che io adoro la cannella, ma è facoltativa. Ah, poi ecco che mi dimenticavo, se vi va e se vi piace, ma la mia Sofia non tanto la adora, potete mettere all'interno di questa torta l'uvetta passita, no? Ma l'uvetta passolina, buona buona, brava. Se vuoi mettila. Togliamo tutti i grumi, no, poi non me la mangi. Vi ricordo che su Instagram darò un voto. Certo. Instagram chiacchiera pignatina. Vedete che bello impasto? Eccolo qua. Ah, e il limone, Sofia. Una grattugiatina di limone che ci sta bene, profuma il nostro impasto. Basta però, altrimenti sennò poi si diventa gommoso l'impasto. Bisogna, come si dice, girare un pochino. Oh, grattugiamo. Io intanto metto le mele. E voilà! Una cascata di mele. Che profumo questo limone. Che silenzio. Quando si mangia si sta tutti zitti. No, ma non si mangia, se non si muove. Allora. Non ci riesco. Non ci riesce, aspetta. Ci vuole la forza di mamma. Comando io. Come dico sempre io, comando io. Che bella frusta. Anche col limone comando io. Ok. E voilà. Abbiamo girato. Ora intanto io taglio la mela per la decorazione e poi arriva il barbatrucco, amici. Il barbatrucco. Eh sì, perché vedrete che vi sorprenderò. Se vi piace, perché può anche non piacere. Però io intanto propongo. E poi... Basta, Sofia, non girare più, altrimenti si... Okay. Lo sapete che quando girate troppo un impasto diventa gommoso. Sì, perché attiviamo il glutine della farina. Ripetiamo la ricetta. Sì, allora ripetiamo la ricetta. Allora abbiamo unito. Aspetta un attimo. Ok, vai. 240 ml di latte di soia con 60 ml di olio. Io ho utilizzato l'olio di semi di girasole. Poi da parte invece abbiamo messo 240 g di farina tipo 1, 150 g di zucchero. Cannella quanto basta, una bustina di lievito per dolci, setacciata mi raccomando, e ora 4 mele, 2 vanno a cubetti all'interno e 2 vanno per la decorazione, infatti guardate che sto tagliando io la quarta, diciamo, e diciamocelo, se proprio dobbiamo, ce l'ho fatta, perché questa mela che si stava tutta raggrinzendo, la dobbiamo tagliare a fettine sottili perché io devo andare a decorare la mia torta. Sofia, attenzione! Aiutami! Che se cade sta torta la dobbiamo rifare.
taglio le fettine, facciamo fettine sottili, eh? Posso farlo io? Sottili? Sottili. Allora, tu tagli le fettine di mele sottili. E io cosa faccio? Verso l'impasto nella tortiera che ho già foderato con carta forno. Ma se volete potete anche oggi non riesco a parlare. Imburrarla. Che bella cremosa che è. Provo a voltare con la fusta. Così. Che silenzio. Che silenzio, come mai? Amici, dite qualcosa. Dite qualcosa. Dice che diciamo? Siamo in diretta. Possiamo parlare. Allora, tu qua. Eccola qua. Allora, io inizio a sistemare le fettine di mela. Tac e tac. Così, no? A raggiera. Però prima, voglio darvi un bel trucco. Allora, io ho della confettura di albicocche. Ma va bene anche di pesche, quella che vedi. Però io l'ho presa chiara, insomma. E cosa faccio? Metto, Sofia, delle piccole, le ho chiamate gocce. Così. Un po' sparse sull'impasto, perché in cottura questa confettura, come si dice? Affonderà, no? L'impasto crescerà e la confettura si amalgherà nell'impasto. Amalgherà. Adesso mi è venuto il lapsus. Va bene, ridiamo amici, ridiamo perché ne abbiamo bisogno. Amalgamerà. No. Va bene. I nostri amici ci hanno fatto. Unirà. Si unirà, si sposerà con il nostro composto. Ma si amalgamerà. Amalgamerà. Che stiamo a dire? Così. Poi. No. Una pochettina, questo è meglio. Io faccio un po' di giravoltina. Così. Vedrete che cremosità. Vabbè, questa è andata a finire un po' sulla mela, fa niente. E facciamo così. Un po' di fantasia, no? E poi mettiamo, che brava Sofia, guardate che carina, che brava che è stata. Vai, tutti a raggiera. E questa qui cuocerà, cari amici, a 180 gradi per 50-60 minuti. Fate sempre la prova a stecchino. I nostri amici ci scrivono, ciao, dolce alle mele. Oh, vedi, abbiamo dei seguaci. Noi siamo amanti della torta di mele e abbiamo anche i nostri followers che adorano la torta di mele. Buona. Così. Aspetta. Ecco qua, vai. Perché io sono un po' pignola, lo so. Ok, adesso mettile un po' qui, amore. Bene. Oh, che profumo. Il forno è già arrivato a temperatura, adesso la inforniamo e noi ci rivediamo nelle stories, perché faremo vedere il taglio e l'assaggio di Sofia con il voto. Ripetiamo allora di nuovo la ricetta. Allora, questo dolce lo abbiamo fatto con Sofia, fallo vedere. Piano sono uscita così. Allora, 240 g di farina, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, cannella quanto basta, un pizzico di sale, 60 ml di olio di semi, di girasole, 240 ml di latte di soia e 4 mele e poi della confettura di albicocche. In forno poi a 180 gradi per circa 50-60 minuti. Noi vi lasciamo questo dolce, mi raccomando preparatelo perché è buonissimo. Io domani mattina ci farò colazione, se non stasera, dopo cena. E no, ma tanto lo assaggio perché dobbiamo fare la storia. E quindi ci vediamo nelle stories e la prossima ricetta. Grazie per averci seguito. Un bacione e buon pomeriggio e buon fine settimana. Vado io a chiudere. Vai tu. Allora io sto così.